Hola chicos, ¿qué onda? Oggi vi porterò con me dentro le favelas. La prima favela che abbiamo visitato è la favela più grande di tutta l'America Latina, che contiene più o meno 250.000 abitanti, ovvero a Favela da Hosin. Il mezzo di trasporto più comune per loro è il mototaxi, dove il mio di dietro è seduto esattamente in questo momento e messo a fare la strippetta sotto, vedi se c'è la verità, ma va bene lo stesso, esperienza unica. E il passeggero dietro non ha bisogno di mettere il casco, a meno che non si passi da una favela all'altra. In questo momento noi stiamo appunto passando da una favela all'altra e quindi abbiamo dovuto indossare i caschi e me stavo a schioppare de freddo a questo che stava pure a romper casco sulla faccia mia. Guardate quanto guidano vicini i motorini. Non avete idea del traffico che c'è dentro le favelas. Eccoci qua, stavamo entrando nella favela do Vigigao, che è un'altra favela appunto, e non avete idea di quanto sia pazzo il traffico. Tutti che si sfiorano, tutti che suonano, i motorini che saltano, insomma, un bordello. Le comunità di queste favelas ci hanno accolto con tantissimo amore e tantissimo affetto e sono veramente onorata di aver vissuto questa esperienza. E no, quando entrate nelle favelas non vi sparano, non vi rubano il telefono, non vi fanno del male, non è così. Sono persone tali e quali a noi che sono state purtroppo meno fortunate di noi, anche se conosco un sacco di persone che hanno la possibilità di uscire dalle favelas, ma non vogliono assolutamente perché amano vivere lì. Basta con tutta questa smielatezza, questa dolcezza, vi voglio bene, un bacio, ciao!